Nel cielo della finanza mondiale, l'agenzia di notizie Bloomberg e il Financial Times sono due stelle polari. Ogni giorno orientano investimenti, muovono capitali, creano o rovinano reputazioni nella comunità della gente che gestisce centinaia di miliardi. Per questo al presidente della Commissione Juncker deve essere bruciato e non poco leggere stamani che la prima chiede le sue dimissioni, mentre il secondo gli manda un messaggio del tipo «tu che sai, è il momento che parli». Passo indietro. Lo scorso giovedì un pool di reporter investigativi internazionali con base a Washington ha pubblicato una lunga inchiesta dove si forniscono le prove di quello che tutti sapevano. Molte multinazionali mettono le radici in Lussemburgo grazie ad accordi riservati col Granducato che garantisce tasse irrisorie anche dell'1%, sottraendo quindi risorse agli stati dove producono o hanno i dipendenti, tra queste molte italiane, soprattutto banche. Ora, Juncker è stato primo ministro e ministro delle finanze del Granducato per circa 18 anni. Già in passato era stato accusato di non facilitare, per così dire, lo scambio di dati fiscali con l'esecutivo europeo. Scoppiato lo scandalo, la Commissione ha subito garantito indagini severe e Juncker, sereno, ha promesso di non interferire. Stamani due bombe di profondità sono scoppiate nel cuore del potere europeo. Il Financial Times scrive: per amore della sua stessa credibilità e di quella della Commissione, Juncker adesso non si può permettere di dare niente di meno del suo supporto completo e non annacquato per spezzare la pratica degli abusi fiscali. Per il Lussemburgo, che nega l'accusa di aver dato aiuti statali, è arrivato il tempo, scrive l'FT, di evitare gli accordi fiscali e sfruttare le altre sue potenzialità. L'agenzia Bloomberg, con un editoriale dall'insolita forza, scrive: quel che succedeva in Lussemburgo si sapeva. Juncker era la scelta sbagliata per quel posto sin dall'inizio. L'Europarlamento è colpevole di aver insistito a piazzarlo a capo della Commissione.